attende il pick and roll di Harwood, zona, cioè zonato il pick and roll con Casini che tiene sul lato Monaldi, poi gli stoppa anche la tripla. Vediamo questa scelta difensiva di Ravenna se sarà stata un caso. Poi De Loach 5 secondi, non è successo niente. De Loach dovrà attaccare, alza per Taylor Smith e sull'aiuto di Harwood che si è trovato due con... premia Abbott. Abbott va per Harwood, poi la palla è recuperata da Raschi. Casini già dall'altra parte della vena, ma l'avventura in transizione serve sotto canestro Taylor Smith. Un 3 contro 1 di Ravenna. Esce Casini e riceve, così è zona per Chieti. Raschi, taglio di Masciadri che non riceve, riceve Cicognani nell'angolo. Raschi da tre punti, a spazio, c'è la bomba di Andrea Raschi. Punto, ribaltilato per Masciadri, consegnato per Casini. Ultimi 7 secondi, non è successo niente. Casini dovrà forzare, arresto e tiro dalla media. 29-16, Casini per malaventura. Masciadri si apre per il pick and pop, poi attacca il cuore dell'area. Va di mano sinistra a depositare un canestro di pregevole fattura. Loach in palleggio sulla pressione di piazza. Non succede niente in realtà con la rossa. De Loach palleggia per 12 secondi a metà campo. Poi inizia il gioco con un blocco di Taylor Smith. De Loach inzingarato fuori per Smorto da 3 punti dall'angolo. Bomba di Smorto. Vediamo se potrà essere. Fuori per Raschi. Masciadri. Masciadri attacca Allegretti, c'è il contatto, non c'è il fallo, c'è il bel canestro di Stefano Masciadri che appoggia. Arriva Taylor Smith per proprio il pick and roll, ci va invece da Masciadri in punta. Bel backdoor di De Loach che va a segnare sull'assist di Stefano Masciadri. Porto, rimbalzo, vola Masciadri e serve subito De Loach. De Loach in transizione, alza la per Taylor Smith che con un po' di fortuna riesce a deviare al volo lo stesso nonostante l'interferenza di Harwood. Palla dentro l'area per Masciadri, c'è il contatto di Harwood, c'è la deviazione nelle mani di Casini. Smith sullo scadere di 24 va a segnare con il fallo di Isaiah. De Loach in transizione non vuole forzare, decide di giocare. Scelta saggia di De Loach che attacca sul blocco di Taylor Smith, fuori per Raschi, poi palla dentro per Taylor Smith che vuole attaccare Harwood. Semigancio mancino di Taylor Smith, 10-0 di parziale. Adesso Ravenna è a meno 9, 34-43. Decimo punto di Taylor Smith. Abbott prova a fermare un incendio da tre punti, sbaglia, in realtà scatena il campo aperto di De Loach che va a inchiodare il canestro del meno 7. Doppia cifra anche per De Loach, 12-0 di parziale per aprire il terzo quarto. 43 Chieti, 36 Ravenna, 5-52 al termine del terzo periodo. Meno 7 Ravenna. Monaldi attacca sul blocco di Harwood, poi serve Allegretti che non controlla, recupera perfezionato da De Loach, campo aperto di Masciadri che schiaccia sulla testa di Sergio. E adesso il palo di Andrea Napolza, partita rivoltata completamente dal parziale di Ravenna. 14-0 per aprire il terzo quarto, mentre Galli Raschi vuole il pick and roll di Smith, chiude il palleggio, affida palla al suo lungo, 5 secondi, Smith cerca l'avvicinamento, fuori per Raschi sullo scadere di 24, da 3 punti è importante, c'è la bomba di Raschi, attende il blocco di Smith, poi cerca un passaggio fuori misura, recuperato da Abbott, e in transizione Abbott cerca di attaccare De Loach, va per le terre, arriva Casini come un fulmine di guerra a rubare, lancia il campo aperto di Smith, meno 1. De Loach va da Casini, Masciadri, ancora Casini, brutta circolazione in questo attacco per Ravenna, ultimi 5 secondi, Smith per Casini che va a segnare appoggiando al vetro, premia il taglio dell'argentino. Quarto punto di Marcos Casini, meno 2 Ravenna, 47-45, 3-15 al termine del terzo quarto. Piazza contro Casini, va da Monaldi che attacca Masciadri, scarica nell'angolo per Allegretti da 3 punti, tira e sbaglia, rimbalzo solo maglie bianche, la palla è presa di Masciadri che affida subito a De Loach. De Loach in transizione si butta dentro, poi fuori per Masciadri in transizione libero da 3 punti, Stefano Masciadri, il sorpasso Ravenna, 48-47. Partita pazzesca al De André. Deve essere brava a non forzare. Ha compiuto un grande sforzo per rientrare. Adesso deve gestire. De Loach da 3 punti non ci pensa su. Altro canestro dai 6-75 di Ravenna con Michael De Loach. 14. Difesa a zona di Chieti.
Deloci, su di lui Monaldi, Masciadri, Casini da tre punti, deve prenderlo, bomba del Gaucho, che esulta. Harwood piazza, estende il pick and roll sul cambio difensivo, Allegretti attacca ma viene scippato da Taylor Smith, e adesso siamo all'avventura a gestire il possesso del pallone tra le diagonali di Deloci che non riceve, non riceve nessuno, riceve Taylor Smith che restituisce subito a Malaventura, ultimi 10 secondi, pick and roll Malaventura Smith, gran palla di Malaventura che manda a schiacciare Taylor Smith, lettura Piro, 58-57, Raskin post alto dentro per Taylor Smith che pasticcia, poi recupera la maniglia, affida palla a Malaventura che prende l'arresto e tiro dalla media, altra zampata di Matteo Malaventura in ritardo, Casini va da Deloci, ultimi 5 secondi, Deloci dovrà forzare dietro la schiena, magia, c'è il contatto vicinissimo al gioco da 3 punti, Deloci che in un secondo di ritardo si era aperto con i tempi giusti per il pick and pop, Osvassi di Allegretti contro Raschi, cerca l'avvicinamento, falla in attacco di Allegretti sulla buona difesa di Raschi, Deloci anticipato da Ebot, riceve solo in questo momento, Deloci lo punta, serie di esitazioni, si butta dentro, Ebot non difende, Deloci ringrazia e va a appoggiare due punti, Monaldi attacca subito sul blocco di Harwood, si butta dentro a Monaldi e va a subire la stoppata in stereofonia di Deloci e di Smith, l'ultimo tocco è di Monaldi perché la palla lì è carambolata, Deloci per Casini, raddoppiato, non riesce neanche a far fallo Chieti, finisce così, Ravenna vince al palo di André, una partita pazzesca rimontando dal meno 19 dell'intervallo, 6-8, 6-4 a finale per l'ora sui sulla Prozzer.